Top Tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha e siamo, come abbiamo detto nella parasha scorsa, il popolo dopo un anno e 2 mesi che è uscito d'Egitto, che ha ricevuto la Torah, che sta là nel monte di Ar Sinai, ascoltando e studiando insieme con Moshe Rabbeinu la Torah che fu data, è venuto il tempo perché? Per arrivare all'obiettivo, entrare nella terra di Israele. Dicono le maestre, la terra è eterna per il popolo eterno, dato dell'eterno, di HaKadosh Baruch Hu stesso. E Moshe Rabbeinu, prima di far entrare il popolo, manda esploratori. E chiede a questi esploratori, per favore, andate a vedere che succede in questo paese. Come è la terra? Come sono le gente? Come va tutto là? E loro ritornano con parole dure, parole difficili, e hanno fatto una panica dentro il popolo, dicendoci che vedi, la terra sì, è di miele e latte, la terra è buona, frutti belli, tutto bene, però la gente che vivono là, disastro proprio. E non solo questo, addirittura, dicono, anche il creatore non la fa combattere questi popoli che sono su questa terra. E sappiamo la storia, faccio la storia corto, e il popolo ha pianto tutta la notte perché ha creduto agli esploratori che non è possibile entrare in questa terra, è troppo duro, troppo difficile, addirittura troppo difficile anche per il creatore. E hanno detto basta, cambiamo Moshe Rabbeinu e ritorniamo a Egitto. E per questo pianto che hanno pianguto, invece di entrare subito nella terra di Israele, HaKadosh Baruch Hu ha fatto girare il popolo un'altra 40 anni fino che sono entrato nella terra di Israele. Fino che sono morti tutta la generazione che hanno pianto. Dicono le maestre, Bachitem Bechiale Chinam. Era un pianto così, gratis, senza motivo, una panica così, che non si può capire. E per questo, voi 40 anni dimorerate nel deserto fino ad entrare nella terra di Israele. E Behemet, ci sono tantissime domande a chiedere e a approfondire. Qual è la storia? Qual è il peccato? Perché hanno pianto? Perché gli esploratori hanno detto quello che hanno detto? Però prima di rispondere a questo, voglio oggi fare una cosa un po' diversa. Voglio parlare un po' sulla nostra Haftarah. Noi sappiamo che ogni sabato, quando si va al Tempio, si legge la Parashah, in un modo così per farci che in un anno terminiamo a leggere tutta la Torah. E così ogni ebreo, andandoci ogni sabato al Tempio, ascoltare la lettura della Torah, della Bibbia, in un anno, almeno una volta nell'anno, ha sentito tutta la storia. E là, al di là del pezzo che viene letto della Torah, le maestre hanno stabilito che si debba leggere anche un pezzo delle profeti, anche un pezzo delle scritte. E la Haftarah nostra, sempre collegato alla parasha, se le maestre non per niente hanno scelto che Haftarah leggere, che pezzo delle profeti leggere. E la Haftarah racconta su un'altra storia. Altri esploratori. Chi erano questi altri esploratori? Dicono le maestre che 40 anni dopo che Moshe Rabbeinu ha mandato gli esploratori, e succede lo che succede, fu decretato per dimorare un altro 40 anni. Finalmente sono entrato nella terra di Israele. Però con chi sono entrato? Non con Moshe Rabbeinu, perché noi sappiamo che Moshe Rabbeinu muore nel deserto.
invece entrano con Yehoshua. Con Yehoshua entrano nella terra di Israele. E Yehoshua, stranamente, dopo aver visto che gli esploratori che furono mandati di Mosè Rabbeinu hanno causato più danno di qualcosa positivo, fa la stessa cosa. Manda un'altra volta esploratori. Vero? E la Torah nostra e la Parashah sono 12, qui sono solo due, però manda due esploratori. E là, invece di essere un disastro, questo era una grande cosa positiva. Perché questi esploratori di come ritornano? Ritornano, sentite questo. Vayomru el Yehoshua, loro dicono a Yehoshua, chi natan Hashem beyadenu et kol haaretz. Hashem darà dentro mano nostro tutto questo popoli che sono sulla terra di Israele. E non solo questo. Vegam namogu kol yoshvei haaretz mipanenu. Anche gli abitanti del paese, sì, quelli che sono nella terra di Israele, sono e hanno paura del popolo ebraico. Quindi vediamo il contrasto. Nella parasha nostra parlano male, dicono questi popoli sono troppo forti, non la facciamo. Invece qui, 40 anni dopo, Yehoshua manda esploratori e fanno come si può dire un tikkun. Dicono il contrario, no, no, quanto bene questa terra, quanto buono la gente. Hanno tutti paura del creatore, hanno tutti paura di Dio. La facciamo, sarà molto facile. E la domanda, qual è la differenza? Che ha fatto Yehoshua diverso che ha fatto Moshe Rabbeinu? E per approfondire, perché sono concetti molto profondi, cercherò a spiegarlo il più possibile. Dice la Torah, Vaishlach Yehoshua, Yehoshua manda due gente, Meragelim Cheresh. Usa la parola Cheresh. Questi esploratori erano Cheresh. Adesso, che vuol dire questa parola Cheresh in ebraico? Rashi da due traduzioni. Uno, questi due esploratori erano sordi. Sì, quindi Yehoshua mi ha dato due esploratori sordi. Seconda spiegazione. Cheresh, non della parola sordi, però Cheresh, che in ebraico vuol dire ceramica. Ossia, Yehoshua, quando ha mandato le due esploratori, ha detto a loro, fate finta di essere venditori di ceramica. E adesso la domanda, perché è così importante che questi esploratori fanno finta di essere venditori di ceramica? E che succede se faranno finta che sono venditori di oro, o di legno, o di ferro, o di perfume, o di qualsiasi cosa che uno può andare a un paese per vendere? Perché era così importante che Yehoshua diceva, vedi, non basta essere esploratori, quando andate fate finta di essere venditori di ceramica. E anche, perché devono fare finta di essere sordo? Che vuol dire sordo? Il Midrash dice, perché sordo? Perché se tu sei un esploratore, tu sei una spia, e tu vuoi sentire quello che la gente dica, no, tu devi fare finta che sei sordo. Forse così parlano segreto a prendere il tuo orecchio. Però, non è mai stata una difficoltà con questo. Perché uno, sappiamo che non erano sordi, e anche di più, se leggiamo la storia, vediamo che non hanno fatto finto di essere sordi. Perché loro parlano, si comunicano con qualche gente quando arrivano. Quindi qual è la storia di essere sordo? E qui c'è una cosa molto profonda. La Torah ci insegna che ogni volta che un uomo ha una missione positiva, una missione santa, un obiettivo di fare qualcosa importante nella sua vita, c'è un grande pericolo. E sapete qual è il più grande pericolo per ogni uomo che vuole fare una cosa buona nella sua vita? In inglese si chiama the no-sayers. No-sayers. Sapete che dire no-sayers? Quelle che ti dicono sempre no. Che vuoi fare tu? Tu vuoi fare una cosa di questo genere? Però chi pensi che sei tu? Già anni che noi facciamo la vita così. Tu hai la capacità di cambiare. Tu hai la capacità di fare. Già mille anni noi facciamo, siamo così. Che pensi? Si può cambiare la gente? Non si riesce a cambiare la gente. Le gente erano così, furono nate così e morivano così. O per esempio uno che ha un'invenzione di una cosa così, dice, no, però chi vuoi fare una cosa di questo genere?
Tu pensi che tu sei il primo che hai pensato? Tanti hanno pensato, perché nessuno l'ha fatto? Perché nessuno è riuscito a farlo, perché tutti hanno capito che non è possibile. E questo tzaddikim, la prima paura, il primo pericolo di quel stesso uomo che vuole fare un cambiamento, che vuole fare una cosa grande, o anche un uomo che si vuole avvicinare al creatore. Quante volte un uomo che si vuole avvicinare al creatore dicono a lui: no, però lascia stare, non è per te. Tu sei un uomo comune, tu sei un uomo semplice, che tu vai a essere religioso, tu vai a fare la volontà di Hashem. Non esagerare, tutti conosciamo già da giovani. Ha detto Yehoshua, sentitemi bene, vi do una missione importantissima, sono esploratori, per volete riuscire la prima cosa, fate finta di essere sordi. Sordi a tutti quelli voci negativi, sordi a tutti quelli voci che ti dicono che tu non hai la capacità. Al contrario, tu devi credere con tutto il cuore che se tu hai avuto un'idea buona, chi ti ha mandato questa idea? E questo sa di chi? Tanta gente dimentica, quando uno si sveglia la mattina con un'idea, chi ti ha mandato questa idea? Chi? La tua testa, il tuo cuore. Da dove viene questa idea? Il creatore. C'è una ragione perché questa mattina sei svegliato con questa idea. E Hashem che ti ha mandato, no? O tutti questi gente che hanno inventato invenzioni nella vita, dove sono entrate queste invenzioni? Così hanno aperto un libro, no? È Hashem che ha fatto entrare dentro di loro. C'è uno ha detto, cercherò a tradurlo in italiano solo per capire. Essere. Lo sto traducendo, ho usato Google Translate. Essere nessuno, ma tu stesso. Sì? Ossia, essere nessuno, ma tu stesso, solo essere tu stesso. In un mondo che sta facendo il suo meglio, giorno e notte, per farti essere come gli altri, è la battaglia più grande della vita. Bellissimo. Un'altra volta. Essere tu stesso in un mondo che sta facendo il suo meglio, giorno e notte, per farti essere come gli altri, questa è la battaglia più grande della vita. E questo è quello che dice Yoshua. Fate finta di essere sordi. Volete riuscire in questo esploratorio, volete riuscire in questa missione, non sentire le voci. Non sentire tutti quelli che ti dicono essere come gli altri, non sentire quelli che ti dicono vedi che chi sei tu, come sei tu. Se Hashem ti ha mandato questa cosa, va senza paura. Sì, è ovvio, uno deve essere anche saggio, non è che adesso deve fare cosa, forse pericolo, deve anche pensare, deve investigare, anche prendere un consiglio, ovvio, però non hai paura di tutti questi voci negativi. Però Rabbi Levi Yitzchak Mibarditcher, lui dice una cosa ancora molto, molto, molto più profonda. Che vuol dire che un uomo deve essere sordo? Dice Rabbi Levi Yitzchak Mibarditcher, a volte un uomo arriva a un posto e si sente male. Così, ogni volta che lui va a un posto, si sente male. Esce da questo posto e si sente così debole. Si sente giù, anche se era felice prima di entrare, però una volta che va là, e tutti noi più o meno abbiamo questi posti, ti vai là e si sente. Dice Rabbi Levi Yitzchak Mibarditcher, non essere arrabbiato su te stesso. Se ti senti giù, se ti senti debole, è perché in questo posto ci sta energia negativa. E la nostra anima, dice Rabbi Levi Yitzchak Mibarditcher, lei assorbisce questa energia. E in questo senso, dice Rabbi Levi Yitzchak Mibarditcher, un uomo deve fare su stesso come sordo. Si racconta, solo per capire, si racconta su Rabbi Zusha, una storia incredibile. Rabbi Zusha era uno delle chassidim, delle admorim, dei tzaddikim più grandi, proprio giù 150 anni fa, qualcosa così. Un giorno lui andava da città a città a Polonia per insegnare Torah al suo popolo, al popolo ebraico. E lui è arrivato a una città, si chiama Oswizera. Questa era la città in Polonia 150 anni fa. E là l'hanno portato a un albergo per dormire di notte, così il giorno dopo
da dare lezioni, aiutare le poveri e tutto quanto. E lui, nel mezzo della notte, esce dalla sua stanza, dice al suo aiutante: io non posso rimanere qui ancora un attimo, dobbiamo andare. E quello aiutante dice: va, però che succede? Che hai sognato qualcosa? Che succede in mezzo della notte? Che succede? Ha detto: io sento che c'è qui un'energia cattiva, sente qui qualcosa che è un disastro, non posso rimanere qui. È andata via. E se questa storia fu scritta e fu ricordata dagli alunni di questo rabbino, perché nessuno è riuscito a capire qual è questa cosa così peggio che lui ha sentito. Ha durato 100 anni. 100 anni, questa città che si chiama Auschwitz è divenuto Auschwitz. Questo famoso Auschwitz, dove sappiamo nell'Olocausto quanto ebrei sono morti in questo posto terribile. Quindi vediamo da qui la storia vera, che il tzaddik, che è un'anima speciale, ha la capacità non solo di sentire l'energia precedente dello che succede in un posto, ma addirittura ha la capacità di sentire anche l'energia futura. E per questo dice Yoshua: voi andate adesso nella terra di Israele. Nella terra di Israele c'è l'energia di questi esploratori di 40 anni fa che hanno parlato male sulla terra. Voi dovete fare voi stessi sordo e questa energia non vi influenza. E forse adesso possiamo capire un'altra cosa, anche profondo, concetti molto profondi. Perché venditore di ceramica? Perché dice Yoshua: allora fate finta di essere venditore di ceramica? C'è una halakha di impurità. Oggi, come che non abbiamo il Bet HaMikdash, non abbiamo il nostro tempio, non abbiamo le sacerdoti, non abbiamo le Kohanim che possono purificare tutti gli strumenti che sono impuri e tutta la gente che sono impuri. Quindi queste leggi oggi non hanno, diciamo, nessuna cosa in pratica. Però antiquamente erano vero, e Bezrat Hashem, quando arriverà il Mashiach, sarà così. C'è una halakha. E se uno prende un strumento, un recipiente, che è fatto di oro, o di legno, o di ferro, di questa stessa materia, e tu fai toccare qualcosa impuro, questo materia, questo recipiente da fuori, questo recipiente diviene impuro. Questa è la halakha famosa della impurità, che se una cosa impura tocca un recipiente che è fatto di oro, di legno, di ferro, da fuori, e il recipiente diviene impuro. Però, se tu prendi una cosa impura e lo metti dentro il spazio del recipiente, ossia non tocca il recipiente stesso, sta solo nel spazio del recipiente, il recipiente rimane puro. Halakha. Però c'è una cosa che è irregolare. E se questo recipiente è fatto di ceramica, se questo recipiente è fatto di ceramica, è al contrario. Se il recipiente è fatto di ceramica e tu metti qualcosa dentro il suo spazio, dentro, senza che ha toccato il recipiente, che era impuro, tutto il recipiente diviene impuro. Però se la impurità ha toccato la ceramica da fuori, il recipiente rimane puro. Spero che ho spiegato bene. E la domanda: perché? Qual è la differenza? Perché un recipiente di ceramica, quando tu lo tocchi da fuori, non rimane, non diviene impuro? Invece se tu metti qualcosa in suo spazio, sì. E la risposta è profonda ancora di più. Dicono le maestre: quando un recipiente è fatto di oro, quando è fatto di legno, quando è fatto di ferro, l'importanza di questo recipiente è la materia stessa da che fu fatto. Perché l'oro è una cosa importante, si può costruire. E il ferro è una cosa importante. E il legno è una cosa importante. Invece, quando il recipiente è fatto di ceramica, ceramica, dicono le maestri, questa ceramica, ti parlo di questa ceramica antica, era fatto di terra. Si prendeva terra, della terra, si mettevano nel forno e così si faceva questa ceramica. La importanza della ceramica non è la sua materia stessa,
che la materia è niente, è terra. La sua importanza è la sua capacità di essere contenitore, ossia lo che lui ha dentro. E adesso così. Sì, lo che è importante è tu stesso e la tua materia. Sei fatto da oro, sei fatto da legno. Quindi se io ti tocco da fuori, tu divieni impuro, perché la tua materialità stessa è importante. Invece lo che succede nel tuo spazio, meno importante. Invece se sei fatto di ceramica, non sei importante. Della terra, ti posso toccare impurità fino a domani, non ti farà niente. Però che non entra dentro di te in tuo spazio. In altre parole, se un uomo pensa che la sua importanza, la sua grandezza, viene da lui stesso, della sua forza, della sua saggezza, della sua capacità, basta che una cosa impura lo tocca da fuori, un disastro mai sia, una cosa negativa, una cosa oscura, subito contamina tutto e tutto diviene impuro. Invece, se tu sei fatto di ceramica, non vuol dire che tu sei fatto di ceramica, vuol dire che tu capisci che tu sei niente, tutta la tua importanza è per l'anima che sta dentro, è per la missione che tu ce l'hai, per l'idea che Hashem ti ha mandato. Ossia, io sono di ceramica, sono terra, mi puoi toccare fino a domani qualsiasi cosa impuro, io rimango sempre impuro, perché la mia importanza non è la mia materia, però la mia missione. E questo è lo che dice Yehoshua. Yehoshua si chiama un concetto molto profondo all'esploratore. State come il ceramica. Non pensare che voi siate spie, importante, la vostra saggezza, la vostra azione, perché no? Quando tu hai un ego e tu pensi che sei te, qualsiasi cosa che non ti va bene ti fai cadere subito, perché ti fa passare la tua ego e uno poi entra in una depressia molto, molto, molto cattiva. Invece se tu sei da ceramica, già dall'inizio sai che sei niente, sei terra. Nessuna cosa ti può toccare, perché è dentro il tuo spazio, questo è lo che è importante. L'anima che ce l'hai dentro. Per questo Yehoshua dice agli esploratori due cose. State sordi per il fuori, per tutta la negatività che viene da fuori. Come la fate essere questi sordi? Capire che voi siete ceramica, non siete oro. Voi stessa non è l'importanza. L'importanza è lo che c'è dentro. L'importanza è la tua missione che Hashem ti ha mandato. Ognuno di noi in questa vita di fare. E per questo questi esploratori sono riusciti dove che i loro fratelli 40 anni fa non sono riusciti. Fino a qui la storia dell'Aftar. Però voglio approfondire sulla nostra parasha comunque. Questi 12 esploratori, chi erano questi 12 esploratori che furono mandati di Moshe Rabbeinu per controllare la terra? Dice la Torah, Anashim Rashe Bnei Israel Emma, erano le capi di ogni tribù. Se in ogni tribù è l'uomo più saggio, più santo, più grande, fu mandato come esploratore. E come può essere che questi 12 esploratori che sono così grandi, così tzaddikim, così chachamim, ritornano dopo che hanno girato nella terra di Israele e dicono così: questa terra è una terra di miele e latte, però la gente che vivono sopra questa terra è un disastro, sono fortissimi. Abbiamo visto le giganti, come dicono loro stesso, e abbiamo gli occhi delle giganti come cavallette. Ossia, come possiamo noi combattere questi giganti quando questo gigante è così alto, quando lui mi vede da sopra e sotto io, e questi esploratori mi sembrano come un cavallette? Dice, hanno detto, Arez ochelet et yoshvea, questa è una terra che mangia, che divora le sue abitanti. Che parole, è una terra che divora le sue abitanti. Non solo questo, hanno detto addirittura, abbiamo detto all'inizio, Hazaku mimenu, anche il creatore non la fa combattere questi popolo che sono sulla terra di Israele. E tzadikim, il popolo si spaventa proprio. Dice così, andiamo tutti a morire. Noi non siamo kamikaze, non vogliamo morire. Scusa, grazie mille, ritorniamo a Egitto.
E qui la domanda, come mai? Come mai questi 12 grandi saggi tzaddikim parlano in un modo così? Loro stessi hanno visto come l'impero più forte della storia in questa epoca, che era l'impero egiziano. Sì, voi dovete paragonare l'Egitto dell'epoca loro come l'America non oggi. 40 anni fa, 30 anni fa, era un impero. Chi poteva andare contro gli egiziani? E che ha fatto Hashem? 10 piaghi, ha distrutto questa impero, l'ha rovinato totalmente. I tzaddikim, quanto tempo fa è successo questo? Se questi esploratori, quanto tempo fa è passato dal momento che hanno visto le 10 piaghi? Non ni 40 anni, ni 20 anni. Un anno e 12 mesi. Quindi quello che un anno e 12 mesi fa hanno visto l'apertura del mare, loro dicono che il creatore, Chas v'Shalom, non ha la capacità, Chas v'Shalom, combattere questi 7 popoli che sono sulla terra di Israele. Che succede? È la cosa più grave, il popolo mangia la bugia, il popolo inizia a piangere, tutta la notte ha pianto. Dice, perché ti ha fatto uscire d'Egitto per morire qui? E adesso la cosa ancora più strana. A noi si dice, tu devi credere ai miracoli. Loro non avevano bisogno di credere. Credere quando tu non vedi una cosa e tu hai la fiducia che è. Invece loro, in realtà, le miracoli. Si svegliavano la mattina, c'era manna che scendeva dal cielo. Voleva bere acqua, c'era il pozzo di Miriam. Era 40 gradi fuori, però loro sono come nel condizionatore, come l'aereo tutto fresco, perché c'era la nuvola di gloria, ormai si faceva aereo fresco, 20 gradi, sempre così, andava con magliette tutto l'anno. Nel deserto che è 50 gradi. Come mai? Non credono così? Hashem non ha la capacità addirittura di uccidere. E qui tzaddikim, e la Rizal dice una cosa ancora più profonda, e non vado a dare la lezione su di questi, la Rizal dice che questi 12 esploratori sono reincarnazione delle 12 tribù. Adesso non si capisce totalmente niente. Sono le 12 a Giuseppe, Reuven, Shimon, Levi, tutti quelli là. Come può essere? E qui dicono le maestre, come sempre, gli esploratori hanno detto una cosa, però hanno pensato un'altra cosa. Non è che loro avevano paura delle popoli che stanno sulla terra di Israele, anzi, avevano paura che riusciranno a combattere questi 7 popoli. Avevano paura di entrare nella terra di Israele. In altre parole, non volevano entrare nella terra di Israele, volevano rimanere nel deserto. Adesso uno mi può chiedere perché? Che uomo strano vuole rimanere nel deserto invece di entrare nella terra di Israele? Sì. Perché non c'era un popolo nella storia, una generazione nella storia più vicino al creatore della generazione del deserto. Non si lavora, c'è manna che scende, c'è acqua che c'è del pozzo. Che si fa tutto il giorno? Sì, si avvicina al creatore, si prega a Hashem. C'è Moshe Rabbeinu, il nostro profeta, che lui parla con il creatore quando vuole, quanto vuole, come abbiamo visto nella parasha scorsa. E noi tutto il giorno sentiamo le sue lezioni, i suoi discorsi, le sue insegnanze e la sua saggezza. Che cosa più bello del deserto? E che facciamo? Entriamo nella terra? Che dicano? Vedete bene le parole che loro dicono? Eretz ochelet et yoshveha, la terra che consuma le sue abitanti. Perché usa queste parole? La terra che mangia, mangia, la produzione giusta di ochelet, mangia. Ok, molto semplice. Quando uno mangia qualcosa, che succede con questa cosa? Diviene parte da te. Hanno detto, se noi entriamo nella terra di Israele, la terra ci mangia. E quando la terra ci mangia, vuol dire che noi faremo parte della terra. In ebraico, arziut, che viene dalla parola terra, vuol dire gashmiut, materialità, pazzezza. Non spirituale. Detto, se noi entriamo in questa terra, basta. Non è che mangiamo male, studiamo e preghiamo tutto il giorno. Dobbiamo faticare con il sudore.
Dobbiamo portare soldi a casa, dobbiamo lavorare. Lavorare per il cibo. Se il cibo non scenderà più del cielo, e l'acqua non uscirà più del pozzo. Le vestiti si deve comprare. Non ci saranno miracoli vestiti così che rimangano per sempre bene. Le bambine ogni qualche mese deve cambiare vestiti. Il deserto non era così. E il vestito andava insieme con loro. Il bambino di 2 anni aveva un vestito di 2 anni e ogni mese che il bambino diviene più grande il suo vestito era più grande insieme con lui. Basta. Non ci sarà più Moshe Rabbeinu. Perché Nachon? Loro sapevano Moshe Rabbeinu non entrerà nella terra di Israele. Non sarà quello profeta che parla con Hashem quando vuole. Tu hai una domanda? Non c'è domanda. Qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, subito la sistema. Tu vai al profeta. Il profeta chiede al creatore. Il creatore le dà una risposta. La storia è terminata. Hanno detto, ci sono due tipi di Adam. L'uomo si chiama Adam. Perché Adam? Dicono Adam. Adam, Adam, Eva, Adam viene dalla parola Adama. Adama vuol dire la terra. Però se facciamo le puntiti diverse, invece di Adama, c'è la parola Adame. Che vuol dire Adame? Assomigliare. Assomigliare al Supremo. Quindi Adam, quando io chiamo un uomo Adam, Adam ci sono due tipi di Adam. C'è un uomo che lui Adame l'Elion, che lui ha così santificato se stesso, così avvicinato al creatore, che lui assomiglia al Supremo, già assomiglia al creatore. Invece c'è un uomo che lui Adam, che viene da parola Adama, della terra, è così materiale, così collegato alla terra, che dico il contrario di quello che assomiglia al creatore. Ma parentesi, quando la Torah parla su gente ignorante, ignorante, non cattivi, ignorante, un uomo che non ha studiato, non sa leggere, non sa scrivere, non ha mai studiato. Si parla di Amaretz, il popolo della terra. Perché l'ignorante viene chiamato l'otto della terra? Perché la terra è così, la terra tu la devi lavorare, la devi fatigare. Dalla mattina ti svegli e devi fare il raccolto, e seminare, ararare, di fare tutta la terra, fino alla neve, non c'è sto tempo per niente. 24 su 7 si lavora. 24 su 6, sabato non si lavora. Noi ebrei non lavoriamo di sabato. E hanno detto, questo non vogliamo. Non vogliamo entrare in una terra che mangia le sue abitanti, non vogliamo essere parte di questa terra, vogliamo rimanere nel deserto. E qui che Hashem si arrabbia. Dice Hashem, se voi parlate così, non avete capito l'obiettivo del mondo. Tzadikim, c'è una grande differenza tra l'ebraismo e tutte le altre religioni e filosofie. Una differenza che forse questa differenza è il nucleo della differenza di tutta la filosofia tra l'ebraismo e tutte le altre religioni. Secondo l'altra religione, tutte le religioni, l'obiettivo del mondo è portare il cielo, portare la terra e collegarlo al cielo. Queste sono le altre religioni. Tu devi prendere la terra e elevarlo fino al cielo. Invece l'ebraismo è al contrario. L'ebraismo non è elevare la terra fino al cielo, è fare scendere il cielo fino alla terra. Che grande differenza! Che grande differenza tra elevare la terra al cielo, che queste sono le altre religioni, le altre filosofie, o l'ebraismo che fa scendere il cielo alla terra. Solo per dare un esempio. Un uomo che si vuole santificare e le altre religioni. Come si santifica? Va a vivere da solo, senza donne, senza niente, in un monastero. Là si avvicina al creatore, diciamo, sì. Quindi si disconnetta dalla terra, si disconnetta dalla natura, si disconnetta da tutto che è materialità, e così lui si santifica, così lui pensa di essere santificato. Invece noi ebrei al contrario. Tu vuoi il creatore? Non andare a vivere da solo in una monastera, senza gente, senza donne, senza lavoro, senza avere la capacità di parlare, di rubare, perché sei là isolato in un deserto. Ovvio che se sei isolato in un deserto sei santo, però uno che è isolato nel deserto non è santo, perché è santo. Forse sembra che è santo perché non ha la capacità, fa un peccato. Ma non vuol dire che sei santo. Se tu vivi nel deserto e non fai peccati, non vuol dire che sei santo. No. Vuol dire che hai eliminato la possibilità di fare peccati.
la Kedusha vera, la santità vera, è vivere dentro la città e essere santo, dove c'è lavoro, dove ci sono donne, dove ci sono uomini, dove ci sono la vita quotidiana, facciamo che di vita quotidiana, là, là è la dimostrazione che tu davvero sei un kadosh. E questo è l'ebraismo, dice Kadosh Baruch Hu a questi esploratori, se voi pensate che l'obiettivo è rimanere qui nel deserto con Moshe Rabbeinu, con la manna, con l'acqua, con il pozzo di Miriam, non è questo l'ebraismo. Ogni uomo si era nel deserto era kadosh. Ovvio, tu mangia manna, non lavori tutto il giorno, solo Torah, solo spiritualità. Ovvio che farai le cose giuste. Hai uno come Moshe Rabbeinu, non è quello. Dice il Balatania, porta il Midrash, è una citazione del Midrash, è l'obiettivo di questo mondo, secondo la sua visione, nit'ava, sentite queste parole, nit'ava HaKadosh Baruch Hu Shiyelo Dira Batachtonim. Hashem nit'ava, quello nit'ava, desideria, Hashem brama, Hashem vuole con tutto il cuore che Shiyelo Dira, che lui potrà dimorare dove? Batachtonim. Sapete cosa dire Batachtonim? Batachtonim è il contrario Elionim. Elionim vuol dire quelli che sono sopra, quelli elevati, quelli grandi. Là. Sì? Dice no. Hashem non desidera dimorare là. Hashem desidera dimorare Batachtonim. Più basso è il posto, più basso è l'uomo, più materiale possibile. Là. Voglio la mia presenza. Perché se c'è la mia presenza in un posto così basso, questo è Kedusha vero. Questo è un uomo che è forte. E se ua gibor, dicono i maestri, chi è considerato forte? A kovesce tizro, che riesce a combattere la sua inclinazione cattiva, questa voce che lo dice, fa così, fa così. Non voglio dire essere isolato, perché quando è isolato, la voce che ti dirà fare? Tu sei da solo, chi vai a rubare? Chi vai a dire una bugia? Sei da solo! No! Avere la capacità, fare tutto quello che non si deve fare e mantenere la Kedusha, questo è la forza, dice Hashem, là si vede la mia gloria, là si vede la mia grandezza. E questo è quello che Hashem vuole. E per questo Dio non è, dice Moshe agli esploratori, e ho capito che voi pensate che è giusto non entrare nella terra di Israele, però al contrario, la Torah non fu data per la gente del deserto, fu data per la gente che sono più bassi possibile. E per questo, fra parentesi, noi ebrei quando vogliamo pregare, abbiamo un halakha, che c'è bisogno per pregare? C'è bisogno di un minyan, c'è bisogno di 10 gente. Se non ci sono 10 gente, non c'è la presenza divina. Per far scendere la presenza divina per pregare la Shekhinah c'è bisogno di 10 gente. Da dove si impara? Da dove si impara? Adesso pensate bene, da tutti i posti in Torah dove si poteva imparare questo concetto che c'è bisogno di 10, da dove si impara? Degli esploratori. Perché la Torah dice che per essere pregare c'è bisogno di una Eda. E dove nella Torah c'è scritto Eda, la parola Eda? È la parasha nostra. Gli esploratori sono considerati una Eda. Quindi quando ci sono 10, comunque gli esploratori che hanno parlato male erano 10, là c'è la presenza divina. Perché Hashem ti vuole imparare esattamente questo, nella terra, là, là, in questa terra che ti sembra che la terra, che Eretz Ochelet et Yoshvea, la materialità, mi sembra che ingoia le sue abitanti, là, voglio dimonerare. Un'altra alachazza di chi? Un'altra alachat. Quanti alachot ci sono che fanno capire questo concetto? C'è un alachat che noi abbiamo l'obbligo di sabato santificare il sabato. Come santifichiamo il sabato? Facciamo kiddush. Si prende il vino e si fa il kiddush di notte, di sera, di giorno. C'è una halakha che per uscire dall'obbligo del kiddush il kiddush è la bimkom seuda. Che voglio dire? Tu vuoi fare kiddush? Solo si dopo mangi. Si mangi dopo cibo, tu esci dall'obbligo del kiddush. Se non mangi cibo dopo, non esci dall'obbligo del kiddush. La devi rifare anche 10 volte. Aspetta, non ho capito. Il kiddush si prende la coppa del vino,
si santifica il Shabbat, Yom HaShishi Veichulu HaShamayim, sì? O alla mattina Veshamu Bnei Israel. Se io voglio santificare il sabato, chi ci guarda quando ci vogliamo mangiare per santificare il sabato? E che succede se di fatto Kiddur senza Suda? E qui stesso concetto. Dici, che pensi? Si può essere santo senza essere materiale, senza mangiare? Tu pensi essere un angelo? Digiunerà tutto il giorno? Sì, ci sono anche questi tipi di religioni nel mondo che non si mangia, si digiuna tutto il sempre. No! Kiddush si fa bimkom seuda. Dove si santifica? Dove c'è cibo? Là voglio che santifica il mio nome. Per fare vedere che la mia santificazione sta anche dentro il cibo. Signore, maestri, behold rachecha daeru. Un ebreo ha un obbligo in ogni posto, in ogni cammino, di conoscere Hashem. Non c'è problema mangiare. Però mangia come un ebreo. Fai una bracha prima, una bracha dopo. Non c'è problema lavorare. Si può lavorare, anzi, sei giorni lavorerai, nel settimo riposerai. Di qui c'è chi dice che c'è un obbligo di lavorare sei giorni. C'è chi dice così. Non c'è problema lavorare. O ci sono leggi come si lavora. Non si prende interessi, non si può. Non si vede un prestito, c'è come fare. Non si deve pagare, si paga a tempo. Non solo perché è giusto da fare, perché Kadosh Baruch Hu l'ha detto. Voglio fare un viaggio, voglio andare in vacanza. Non c'è problema. C'è halakha. Tu vai dentro l'aereo, devi fare il filata derech, fai la preghiera del derech. Quando arrivi, devi fare a gomel. E questo è lo che Kadosh Baruch Hu dice: Bechol drachecha daeru, dice Kadosh Baruch Hu all'esploratore, tranquilli. Questo è lo che voglio, questa terra là, che lavorate là. Però ancora c'è una domanda che non abbiamo risposto. Perché hanno detto che Hakadosh Baruch Hu non è capace di conquistare la terra? Questa non ha risposto ancora su questa domanda. Che voglio dire? Chazaku mimenu, dice Rashi, hanno detto che addirittura è troppo difficile per il creatore conquistare questa terra. Molto semplice. Loro hanno capito molto bene. Hashem può fare tutto, però fuori dalla natura. Miracoli. Miracoli ci sono nel deserto. E la terra non c'è miracoli, c'è le leggi della natura. E secondo le leggi della natura non c'è modo a conquistare questi giganti che nell'occhio loro siamo come cavaletti. E per questo quando hanno detto Hashem non è capace, non è che Chas v'Shalom non può fare, ovvio. L'impero egiziano fu devastato con 10 miracoli fuori della natura. O le esploratori hanno capito molto bene che adesso si entra nella terra, basta miracoli, basta manna, basta Moshe Rabbeinu, tutto secondo la natura. E per questo hanno detto, questa terra secondo la natura, noi piccoli non abbiamo capacità di convincere, non abbiamo capacità di combattere, siamo così piccolo, materialmente. E quello 200 metri, siamo 1,80 m. Secondo le leggi della natura non si può. E anche qui non hanno capito niente. Dice Hakadosh Baruch Hu, en od milvado, non c'è niente fuori di Hakadosh Baruch Hu. Dice il Zohar, let atar panui mine, non c'è un spazio vuoto, non c'è un spazio dove il creatore non sta dentro. Quindi avete ragione, non ci saranno miracoli fuori della natura, perché una volta che si entra nella terra ha dentro la natura. Però questo è lo che tu non capisci, che anche nella natura io governo. Anche nella natura si può fare cosa al contrario che lo che ti sembra. E bene, così era. Il popolo ebraico ha vinto questi 7 popoli e non erano miracoli, non è sceso fuoco del cielo. Lì è sceso, non lo so, la piaga del primogenito. Niente di questo. Hanno combattuto, sì, con armi. È vero. Non era statisticamente, non era dentro la probabilità statistica, e questa è anche una invenzione che fu inventata da altri popoli. Non esiste statistica, non esiste probabilità, perché l'ebreo è al di là della probabilità, era al di là della statistica. Noi siamo con Hakadosh Baruch Hu. Però sì, è così, perché c'è bisogno di uccidere tutti. Questi hanno chiesto scusa, hanno detto Hashem, dopo che hanno pianto tutta la notte, Hashem ha detto 40 anni di morte, hanno chiesto scusa. Hai ragione, noi crediamo, adesso andiamo a combattere.
Digano poche tu, fino che tu pensi che sei un cavalletto. Anche se tu chiedi fino a domani scusa, Hashem non ti può aiutare. Il problema della generazione del deserto non era basta la fiducia. Tu devi credere che non sei un cavalletto. Tu devi credere con tutto il cuore che tu puoi fare tutto. Non tu. Abbiamo detto come ceramica. Tu sai niente, solo per lo che c'è dentro, per l'anima, per Hakadosh Baruch Hu, e non Milvado. E questo tzaddikim, quello che dobbiamo fare. Dobbiamo capire che l'obiettivo nostro è vivere in questo mondo, però dobbiamo santificarlo. Come si santifica? Si studia, si prega. Più che capisci quello che Hashem vuole, come si fa? Ogni cosa che si fa, ogni cosa, la mattina si sveglia, come si mette le scarpe? C'è una halakha! Non si mette le scarpe come vuole. Prima la destra, dopo la sinistra, dopo il nodo nella scarpa sinistra, dopo il nodo nella mano destra. C'è halakha! Tu metti i vestiti, c'è halakha, che manica si mette prima, destra, sinistra? Si esce, ne ti dati dai? Dice Hashem, sì, sì, io voglio là essere dentro le scarpe, io voglio la mia presenza è dentro queste scarpe, là voglio essere. E questo è il nostro lavoro. Veraù con la mia arz, Kishem Hashem nikra lecha, e vedranno tutti le popoli che il nome di Hashem è su di te. Come su di te? Nel quotidiano. Bezrat Hashem, che Hashem ci aiuta sempre a fare le cose giuste. E Bezrat Hashem, che possiamo presto vedere il Mashiach, e così bemet possiamo vedere le cose in un modo rivelato e non nascosto, che non sarà emunah, che sarà realtà. Shabbat Shalom.